con Luciano Senatori per parlare di Discobolo. Discobolo, la rivista nazionale dello sport popolare, la rivista nazionale dell'UISP, nata nel 1956. Ma Luciano Senatori, che significato aveva nel 1956 una rivista su sport popolare? Un grandissimo significato, perché era la voce dell'UISP che andava all'esterno. È una rivista di critica di politica sportiva, è una rivista che fin dall'inizio è presa in considerazione dai giornali, dai quotidiani sportivi, e diventa anche un interlocutore da un punto di vista della dialettica dei problemi che si ponevano in quel momento, tenendo conto che il Discobolo dal 56 al 60 è lo specchio dell'attività dell'UISP in quel momento. Per dirle in poche parole cos'era l'UISP: era un vivaio serio per la maglia azzurra, per lo sport di alto livello, e fino all'Olimpiadi l'UISP ha detto con forza che svolgeva questo ruolo. Infatti il Pantheon dell'UISP sono grandi atleti che sono stati campioni del mondo, campioni olimpici e via di scorrendo. Dal 1960 in poi, ovvero dalle Olimpiadi di Roma, cambia lo sport, cambia il CONI, cambia la UISP. Qual è il ruolo del Discobolo? Allora, intanto bisogna precisare che il Discobolo chiude i battenti alla fine del 1960, dopo le Olimpiadi, e li riapre alla metà del 1963. Sono 2 anni circa di riflessione interna, riflessione critica interna all'UISP, perché si capisce che l'UISP in questo modo, vivaio della maglia azzurra, non funziona più, e non funziona più il essere identificati in una organizzazione collaterale ai due partiti di sinistra, il Partito Comunista e il Partito Socialista. La crisi è abbastanza forte, ma l'UISP ha la forza, altrettanta forza, di rimettersi in discussione. E con il 1962, con una conferenza fatta a Milano, si apre la fase dei centri di formazione fisico-sportiva. E vengono fatte 2 cose. Si rimette al centro il corpo, la persona, prima dell'atleta, e su questo dopo si aprirà una grande discussione, e si rimette in discussione lo sport neutrale come l'aveva voluto il CONI fino allora, e si dice che lo sport è servizio sociale, e il Discobolo è un nastro trasportatore di questa idea e forza, e viene venduto, viene dato in abbonamento, ma soprattutto, lo ripeto, viene preso in considerazione, anche se a volte ostacolandolo, dai mass media, dai giornali in modo particolare, dai 4 quotidiani sportivi, che ogni tanto aprono critiche su questa situazione. Ecco, siamo nell'Italia degli anni 60-70. Tu hai parlato della funzione critica che aveva il Discobolo anche all'interno del giornalismo italiano. Non è un caso che alcune grandi firme, a cominciare da Antonio Ghirelli, scegliessero proprio il Discobolo per parlare di sport, di cultura e di politica sportiva. Forse perché avevano più libertà sul Discobolo che magari in altre testate, Luciano Senatori? No, forse questo non è il punto fondamentale. In modo particolare Antonio Ghirelli, che dobbiamo ricordare proviene dal Partito Comunista, e quando è direttore del Discobolo, quando scrive quasi su tutti i numeri c'è un articolo di Antonio Ghirelli, ovviamente non scrive come ha scritto dopo sul Corriere dello Sport: difende lo sport olimpico, il dilettantismo puro, difende la popolarità dello sport, l'idea che lo sport di massa è fondamentale per fare lo sport di elite, questa idea che ha retto per molti anni. Avevano più, sia lui sia Alfredo Berra della Gazzetta dello Sport, che era un dirigente della UISP Atletica di Roma, avevano questa idea
non avevano ancora maturato fino in fondo una cultura che matura invece l'USPE e sulla quale non sono d'accordo fino in fondo. Infatti poi alla fine degli anni 70, i primi anni 80, ci sono anche polemiche tra il Discobolo e questi giornali. Luciano Senatori, siamo arrivati alla fine degli anni 60, gli anni delle contestazioni. Il Discobolo, in una famosa copertina del 1968, non ebbe nessun problema a mettere in copertina il pugno guantato di Tommy Smith sul podio di Città del Messico. Una scelta dove prevaleva la politica o una scelta dove prevaleva una certa lettura di sport che il Discobolo riusciva a dare in anticipo e magari altri hanno dato solo qualche anno dopo? E tutte e due. C'è una scelta politica perché la copertina praticamente è l'immagine del contenuto di decine di numeri del Discobolo che portano avanti sia quest'idea di una cultura sportiva che non è fatta solo sull'agonismo, sia la difesa di tutti coloro che vogliono fare sport e non vogliono essere discriminati. Il Discobolo fa una grande battaglia prima dell'episodio del podio di Città del Messico. Ci sono articoli di Mario Gulinelli sui neri, lui li chiama ancora i negri, siamo ancora a questo livello, lui scrive i negri, gli sportivi negri d'America che sono discriminati, eccetera eccetera. E questa praticamente questo numero con questa fotografia fu il segnale forte che fu inviato e colpì, perché poi ci fu un manifesto. È paragonabile, quella fotografia è paragonabile a quella del Che Guevara, quindi diventano come due miti per noi in quel momento. Per lui, per quel mito, è un mito che non è solo per difendere la lotta dei neri d'America, ma è anche un simbolo della nostra lotta per un diverso sport, per una cultura dello sport diversa. Sembra una cosa secondaria o parziale, ma l'elaborazione dello sport per tutti che viene dopo in gran parte ha le radici in questo momento, che è un momento di forte cambiamento, per non dire. Grazie a Luciano Senatori, autore anche di molti libri e protagonista del centro di documentazione della WISP di Firenze proprio in questi giorni. Ecco, che cosa sta succedendo in questi giorni all'WISP di Firenze, questa nuova avventura, Senatori? È una nuova avventura che si ricollega a tutta la mia vita per certi aspetti. E allora, l'idea di Mauro Dugheri nel suo ultimo periodo di presidente dell'WISP di Firenze è di aprire una biblioteca dello sport, poi da biblioteca dello sport Daria Manente la fa diventare biblioteca dello sport per tutti. È un punto, una scommessa, perché se la scommessa riesce, questo permette all'USP di recuperare anche qualche ritardo di tipo culturale, perché ci permette, intanto bisogna dire che a Firenze le biblioteche dello sport che c'erano, CONI, Assegno Rosso, sono tutte chiuse, inagibili. Quindi se riusciamo a renderla agibile fra qualche mese, saremo gli unici in una vasta area e poi siamo in rete, in una rete pubblica delle biblioteche e della Toscana. Ma è una scommessa perché ci ricollega con le università, con i licei scientifici sportivi, ce ne sono due qui intorno a Firenze. Abbiamo già la richiesta di riprendere il rapporto. È uno strumento, è un mezzo che non supplisce alla politica che deve fare l'USP nel suo insieme, ma questo può essere un punto dove si fanno anche delle provocazioni, perché lì non c'è da decidere, non c'è da fare delibere, non c'è da decidere chi sarà il presidente o il vicepresidente, lì si dovrà discutere e basta. Più si discute, anche confrontandosi duramente, e meglio sarà, e sarà una nuova ricchezza per questa grande oramai associazione, ma che credo abbia sempre bisogno di linfa vitale. Grazie Luciano Senatori.